Comme l'enseigne le pape François dans l'exhortation Evangeli-Gaudium, il est souhaitable que chaque église particulière promeuve l'utilisation des arts dans son œuvre d'évangélisation, en continuité avec la richesse du passé, mais aussi dans l'étendue de ses multiples expressions actuelles, dans le but de transmettre la foi dans un nouveau langage parabolique. Aujourd'hui, à Focus Catholique, nous vous présentons la première partie de l'entrevue réalisée auprès du peintre et historien de l'art Rodolfo Pape et qui s'est entretenu avec nous sur les relations complexes entre l'Église et les beaux-arts, mais également du défi que représente l'utilisation des images dans la conversion missionnaire de l'Église. Benvenuto a tutti, oggi siamo in compagnia del professore Rodolfo Papa. Grazie di uh, accoglierci qui nel suo studio a Roma. Grazie a voi di essere venuti. Lei è pittore, scultore, storico delle arti e anche autore di un grande numero di libri, mi diceva 20, più di 20. È anche accademico ordinario della Pontificia Insignia Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon, presidente dell'Accademia Urba Urbaniana delle Arti, è anche stato esperto della XIII assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione. Allora, prima di entrare nel, nel, nel cuore del nostro soggetto, che sarà l'arte e l'estetica, eh, dal punto di vista del filosofico, eccetera, di artista ancora. Eh, può dire un po' dove è venuta questa passione per, per l'arte quando era giovane? Può parlarci un po' di questo percorso suo? Il mio percorso credo che sia il percorso di tantissimi ragazzi eh, di sempre. Mm, noi abbiamo la fortuna di nascere e vivere a Roma. Io sono nato e ho vissuto a Roma. E, e quindi ho frequentato fin da bambino le chiese più importanti di Roma, sono stato battezzato a Santa Maria Maggiore. A San, a, sono stato battezzato a San Giovanni e Cresimato a Santa Maria Maggiore. Ehm, nello stesso tempo, eh, questo, eh, questo che vedevo, ciò che vedevo che mi era attorno, eh, diventava sempre più importante. Quindi, ho iniziato a frequentare i musei da, fin da bambino molto piccolo, e, e lì eh, ho imparato poi a dipingere. E ho imparato contemporaneamente eh, anche la storia dell'arte perché le cose, eh, queste che sembrano tante attività diverse: eh, storico dell'arte, teorico dell'arte, filosofo dell'arte, artista, eh, che sembrano diverse, in realtà è così nella nostra epoca, che è un'epoca di specializzazione. Ma eh, in realtà è sempre stato tutto unito insieme eh, nel corso dei, dei secoli passati. Eh, se uno pensa, anche facendo un esempio solo alla bottega rinascimentale, bottega rinascimentale o anche la bottega medievale, eh, se uno pensa ai taccuini di Guillard Donnecourt è un teorico dell'arte, è un artista, è uno storico dell'arte, è un filosofo dell'arte, contemporaneamente. Eh, separare queste cose eh, significa non avere tutti gli strumenti per capire fino in fondo eh, che cosa si sta facendo e io volevo capire cosa facevo, quindi eh, è nato lì, eh, eh, da una parte. Dall'altra parte c'è l'esigenza eh, di comprendere eh, nella modernità e questo... Anche in maniera inconscia, ma fin da, da ragazzo eh, c'erano alcune cose che non capivo, eh, che, che studiavo, ma non capivo. Eh, e poi alla fine mi sono reso conto che non è che non le capissi io perché non capivo quello che c'era scritto nei libri, ma non le capivo perché nei libri non c'era la risposta e quindi bisognava dare la risposta e, e, e per dare la risposta, bisognava allargare costantemente le discipline e per studiare la storia dell'arte poi, in modo particolare, il taglio che io faccio come storico dell'arte è quello della iconologia, e cioè dell'interpretazione del testo pittorico, capire il significato, cosa c'è scritto dentro il dipinto. Bisogna allargare il più possibile le eh, proprie competenze, le proprie conoscenze, e quindi devi sapere tutto di, per quello che ti è possibile, da non addetto ai lavori, ma di botanica, di anatomia, di medicina, di gastronomia, cioè qualunque cosa è, è, entra nei dipinti e quindi praticamente tutta la vita dell'uomo, quindi avere una visione della sociologia, della storia delle religioni, dell'antropologia, perché altrimenti non riesce a comprendere i, i dipinti. E questo mi ha portato a concludere eh, con calma, con tanta lentezza, che eh, la visione enciclopedica medievale e poi rinascimentale eh, è quella che è, è capace di produrre eh, eh, come dire, eh, una visione compiuta di una cosa. Perché c'è la specializzazione su quella disciplina, ma c'è anche tutto il resto, tutto lo scibile di tutte le altre cose, di tutte le altre discipline che si condensano in quella. In quella... Adesso senza voler fare paragoni personali e confrontarmi con nessuno, però per capire, eh, eh, uno comprende qual è l'iter eh, di studi eh, di un uomo medievale se guarda la Divina Commedia. E la Divina Commedia eh, rappresenta l'universo di tutto ciò che l'uomo sa, conosce e vive, tutta la storia. Ecco. Eh, quindi è impossibile fare l'artista se non si ha quella visione enciclopedica, cioè circolare di tutte le discipline e puntare solo ad un aspetto. E allora poi lì emerge, e con questo chiudo su questa domanda, emerge la figura guida che per me è stata la più importante, che è quella di Leonardo da Vinci. Io sono cresciuto alla scuola di Leonardo da Vinci e quindi non potevo non praticare tutte le discipline possibili e immaginabili, perché questo è, diventa fondamentale. È letteralmente fondamentale. E lei si considera più un artista che, che, che è anche filo, filosofo, teologo, o un teologo che, che è anche pittore? Qual è venuto in, pri, in prima, o è stato un insieme che è tutto è venuto insieme? Eh, allora, po posso rispondere esattamente con i termini di Leonardo: no? cioè, se noi oggi pensiamo che Leonardo è prima di tutto un tecnocrate, mm. no? un, un tecnico, questo soprattutto Bill Gates pensa no? che Leonardo sia un. Un, uno che ha fatto solo tecnologia se noi avessimo chiesto a Leonardo che cosa era Leonardo avrebbe detto un pittore perché per essere pittore veramente pittore bisogna sapere tutte quelle cose allora apparentemente eh, uno è disperso in tanti canali filosofo eh, studioso di teologia ehm, antropologia sociologia cose di questo genere cioè eh, quello che ti serve no, per fare e comprendere la tua disciplina, ma in realtà tutto questo, no? il fatto che insegni all'università eh, alcune discipline, questo coincide no? esattamente col fatto che io sia un pittore, ma come lo intendeva Leonardo, cioè quell'uomo universale, no? cioè quello che, eh, ecco, io non raggiungo i livelli di Leonardo, neanche quelli di Dante, ma questi sono i modelli. Ah, ah, appunto vediamo qui, dietro di lei, dietro di me, c'è un, uh, un tipo di, di arte specifico, eh, che, si, specifico si, che si chiama eh, l'arte sacro. Mm -hmm. Può dire un po che, un, dare una definizione di cosa è l'arte sacro, differendosi eh, dagli altri tipi di arte? Sì, sì, allora, su questo bisogna essere molto semplici perché l, l, la definizione la dà eh, la Sacro Concilium Concilium, che è, eh, un, del, un testo del Concilio Vaticano II, un decreto, eh, ehm, che dice delle cose molto chiare: cioè, fa una distinzione eh, tra l'arte, che è un'attività umana, eh, che è eh, eh, già altissima e grandissima di per sé, poi c'è l'arte religiosa, che è la rappresentazione di ciò che io come individuo sento nella mia espressione religiosa personalissima, quindi può avere anche degli errori teologici interni molto grandi, però è la mia visione religiosa, eh, oppure può avere come dire, un parti, una particolare declinazione, se rimaniamo all'interno del cristianesimo eh, io posso eh, rappresentare a livello personale ciò che io sento in quanto cristiano, oppure posso rappresentare all'interno del cristianesimo anche altri elementi che vengono da fuori, sto nell'ambito del religioso. Eh, mentre nel momento in cui si entra nell'arte sacra, l'arte sacra eh, ha certo la mediazione dell'artista, perché è quello che realizza l'opera, ma in realtà l'artista deve conoscere talmente bene il credo eh, da poterlo rappresentare. Quindi eh, al centro di tutta l'arte sacra, eh, dell'arte per la liturgia, potremmo anche dire, eh, c'è la conoscenza profonda da una parte della liturgia, ma l'arte sacra non esaurisce, perché questo è anche uno dei grandi problemi oggi di pensare l'arte solo ed esclusivamente per la liturgia. Eh, questo può andar bene per la musica che, dove coincide costantemente, no? perché L'evento musicale all'interno dell'atto dell liturgico eh, è una cosa ben precisa, ma l'arte sacra eh, vive, il dipinto, per esempio, vive anche fuori dalla dimensione liturgica, quindi ha anche altre valenze. Eh, e proprio perché ha altre valenze, e poi semmai diremo quali: ehm, quell'opera eh, quell d'arte deve necessariamente venire fuori dal corretto credo e nello stesso tempo per noi oggi eh, potremmo dire l'artista deve conoscere a menadito eh, il catechismo della Chiesa cattolica, cioè punto per punto, ecco eh, in modo tale da non commettere errori teologici no? quando dipinge. In più deve conoscere anche tutto il linguaggio pregresso perché nel corso dei secoli eh, All'interno dell'arte sacra ehm, si è sviluppata una simbologia che noi chiamiamo icono iconografia eh, per rappresentare determinati concetti. Quelle cose le dobbiamo conoscere, cioè ogni singolo artista deve sapere esattamente come si rappresentano le cose, eh, per poi evolverle. Perché, perché l'arte non è una cosa statica, è una cosa dinamica in movimento. Quindi ma deve sapere che cosa c'è prima di lui, perché altrimenti inventa cose e sbaglia. La tradizione De deve, sta deve essere innestato in continuità. in continuità, perché questo è il grande problema. Cioè, questo è stato ribadito da, da tutti i grandi pontefici eh, del Novecento, a partire da Paolo VI, che, che si è come dire, scontrato fortemente con, con questo problema. Poi Giovanni Paolo II e fino ad arrivare a Benetto XVI. Cioè noi abbiamo avuto questo, questo eh, discorso sulla continuità eh, che è un punto fondamentale per risolvere il, le sfide della modernità. Eh, allora ritornando al discorso eh, iconografico. Eh, se io devo rappresentare un concetto teologico che è molto complesso, io devo vedere prima quello che hanno fatto i miei predecessori e come hanno rappresentato quel concetto teologico. Poi io conoscendo magari molto bene quella iconografia la posso smontare e rimontare e eh, dirla in un altro modo, ma devo prima conoscere quello perché altrimenti rischio di andare fuori tema e, o di commettere delle inesattezze oppure di eh, dire una cosa incomprensibile. Eh, si può fare un esempio, so, eh, un esempio banale, ehm, che insomma, tutti gli storici dell'arte conoscono. Ma, insomma, mh, eh, per esempio, eh, se io devo rappresentare eh, l'annunciazione, la, eh, il momento in cui Maria dice sì all'angelo, eh, io devo eh, rispettare costantemente un concetto fondamentale che Maria dice sì all'angelo perché Maria è libera di dire sì all'angelo, il che significa che nel momento in cui eh, rappresento l'angelo che arriva e Maria che è in preghiera, secondo la tradizione iconografica, nella sua stanza, nella casa di Nazareth, eh, io non posso rappresentarla contemporaneamente con eh, un raggio di luce che già la colpisce e la colomba che scende, perché ancora non c'è l'adesione di Maria, perché a quel punto sarebbe prevaricata eh, la volontà di Maria. Quindi eh, capire come è stata rappresentata questa cosa, no? noi abbiamo eh, nella nostra eh, arte contemporanea eh, un po' la mania di, di, di fare tutto eh, sintetico, no? cioè tutto contemporaneo. Non si rispetta la cronologia. Non si rispetta la cronologia, io ho commesso un'eresia, eh, ho detto un'eresia, molto grande. Eh, che con delle coimplicazioni teologiche e spirituali immense. Eh, allora, per esempio, se io guardo un dipinto eh, di aria protestante del 400 e vedo che l'angelo è appena arrivato, eh, Maria sta ancora leggendo il libro, non si ne è neanche accorta dell'angelo, e già su un raggio di luce scende un piccolo Gesù con la sua crocetta eh, sulle spalle, mandato dallo Spirito Santo oppure inviato dal Padre, io sto in un'area protestante che non c'è nulla a che vedere col cattolicesimo, perché quello significa che l'incarnazione c'è stata indipendentemente dalla volontà di Maria. Quindi se io non conosco questa cosa come artista contemporaneo, mi lascio suggestionare dalla bellezza del dipinto, lo ripropongo tale e quale, e, e, e ho commesso un, un errore gravissimo, eh, imperdonabile. Perché eh, l'azione dell'arte sacra, come dicevo, non, non si svolge solo all'interno della liturgia ma anche dopo, o prima, perché è il luogo di formazione catechetica, quindi eh, tutto il catecumenato si è sempre fatto attraverso le immagini, cioè i, i ragazzi, i giovani, quelli che entrano nella Chiesa per accedere al battesimo, oppure per noi dopo al catechismo per la prima comunione, poi per la, per la cresima, no? si fa eh, già un periodo di catechismo, beh si fanno da sempre vedere le sacre immagini con le storie. Se queste storie sono rappresentate male o sono incomprensibili o eh, hanno degli errori interni eh, cronologici come questo oppure teologici, insomma di vario genere, io formo male il, il giovane. In questo caso c'è un, un concetto sbagliato di libertà che... che, eh, è che... Certo, in questo caso c'è un concetto sbagliato di libertà e a quel punto salta tutto il rapporto tra Dio e l'uomo, completamente, perché a quel punto non c'è l'adesione libera dell'uomo alla chiamata di Dio, ma c'è un'imposizione di un Dio che decide lui no, eh, come muovere eh, i burattini che sono gli uomini e allora eh, non, cioè, salta completamente tutto, quindi non stiamo neanche più nel cristianesimo, cioè, non, non è una questione di, ma proprio completamente da un'altra parte, in un'altra religione da un'altra parte completamente. Quindi eh, eh, questo diventa fondamentale, quindi uno si deve rendere conto che per dipingere e fare arte sacra bisogna avere delle conoscenze molto ampie di alcune cose e documentarsi bene sempre. dove storicamente è venuto come questa idea di rappresentare con delle immagini la fede cristiana? È sempre stato un, per motivo educativo o c'è stato qualcosa di più essenziale? Allora, c'è un elemento che possiamo proprio dire ontologico no? dell'arte dell sacra cristiana ed è l'evento dell'incarnazione, cioè dall'evento dell'incarnazione discende tutta l'arte cristiana, cioè il fatto che Dio si è fatto uomo e ha rivelato addirittura di essere la seconda persona della Trinità, ha rivelato la Trinità, cioè quelle cose che eh, l'uomo conosceva in parte e in parte diciamo così eh, non conosceva, no? ma vengono pienamente rilevate. Nel tempo giusto, nel Kairos, beh, quell'incarnazione, il fatto che Dio mangi, cammini in mezzo agli uomini, che sia totalmente Dio e totalmente uomo, che getti ombra, eh, che muoia in croce e risorga, beh, quello diventa l'evento. Già in quel momento nasce l'esigenza della rappresentazione di Cristo, perché Cristo è verbum dei. Ma è contemporaneamente, immediatamente anche i mago dei. Alla domanda mostraci il Padre, Cristo dice: chi vede me vede il Padre. Quindi, eh, mh, come, dire, co come fa il cristianesimo a non pensare eh, ad un'immagine? È proprio insita all'interno del messaggio cristiano, cioè, è proprio la rivelazione, in quanto rivelazione, in quanto rivela, eh, rende visibile, non solo ascoltabile, ma visibile e quindi da lì piano piano con calma perché la storia le cose le fa, poi torna indietro, poi prende percorsi strani, poi ci ritorna su, ma poi piano 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 si arriva a sviluppare alcune cose fondamentali e noi vediamo che in un momento particolare della storia eh, proprio alla fine del 1100, all'inizio del 1200 eh, nascono degli ordini eh, degli ordini religiosi nuovi, innovativi, no? rispetto alla tradizione monastica, dove il monaco sta in una città a parte, eh, eh, arrivano gli ordini conventuali, eh, mendicanti, che invece stanno nelle città, eh, proprio per la nuova evangelizzazione, perché in qualche modo ci si rende conto che c'è un paganesimo che è ritornato, che c'è una laicità laicista che è ritornata, quindi bisogna... No? Ri rimuovere le cose. Ebbene, eh, San Francesco mh, e poi San Domenico e poi ancora eh, eh, San Tommaso, insomma, lavoreranno su questa cosa. San Francesco ha un'esperienza mistica, anzi ne ha tantissime ma ha un, un paio di, di cose fondamentali. La notte del 24 dicembre del 1223 eh, propone il presepe di Greccio, eh, qualche tempo dopo ha le stimmate ha un'esperienza mistica personale. Bene, queste due cose insieme eh, producono, fanno nascere la prospettiva. Prima di allora la prospettiva era inesistente. Sì, c'era qualcosa che avevano fatto gli egizi, c'era qualcos'altro che avevano fatto i romani, ma non ha nulla a che vedere eh, con la prospettiva intesa in, profondamente in senso cristiano, perché lì c'è la necessità di rappresentare eh, presente, Cristo stesso, no? potremmo dire oggi con le parole de, de, diciamo così, della spiritualità di oggi, l'Emmanuele, no? il Dio con noi. Ecco, quel Dio con noi viene rappresentato attraverso la prospettiva della teoria delle luci e delle ombre. È chiaro, guardando anche all'antichità, guardando quello che hanno fatto anche altre eh, culture rispetto a quella cristiana, ma elaborando una cosa tutta originale. Eh, che è la prospettiva centrale. E l'esempio ce l'abbiamo proprio in Casa Francescana, cioè la prima prospettiva compiuta di tutta la storia del, dell'umanità eh, sono le due storie di Sacco, dipinte intorno al 1280 da un maestro di cui non sappiamo nulla, qualcuno dice probabilmente Arnolfo di Cambio, ehm, che poi è morto per, eh, per peste e, e, e che quindi non ha potuto trasmettere alla generazione successiva i segreti di quella prospettiva. Eh, le regole fondamentali di quella prospettiva, tanto che poi quando arriva Giotto, Giotto non è così preciso, Giotto balbetta una cosa che era stata detta meglio prima, proprio sulla prospettiva, eh, a, a dimostrazione che due, quei due affreschi nella Basilica Superiore, della, della ba nella Basilica Superiore di Assisi, eh, proprio nel cuore del francescanesimo, eh, fanno nascere tutta l'arte sacra. Eh, moderna, diciamo così, fino ad avere lo sviluppo nel 300, 400, 500 fino ad arrivare non so, a Caravaggio, no? cioè, ecco, eh, ma quello è il nucleo centrale ed è dipeso esclusivamente da un fattore spirituale e mistico. Eh, quindi, se uno capisce questa cosa, riesce a comprendere anche, eh, mh, come dire, che cosa è l'arte sacra. Cioè qual è il compito, eh, che cosa deve tradurre, cosa ci deve far vedere eh, di fronte ad un dipinto, noi possiamo rimanere eh, ehm, sicuramente come dire, affascinati dalla bellezza, dalla profondità, ma tutto quello ci serve poi per dire qualcosa che, che è come dire, un, una specie di sottomessaggio che è interno, che è quello più importante, e cioè proprio dell'incarnazione.